Signori, buonasera a tutti, benvenuti a questo incontro voluto fortemente da Confcommercio Nord Sardegna insieme a Confcommercio Territoriale di Sassari per incontrare i candidati alla carica di sindaco di Sassari. Quindi benvenuto, do il benvenuto anche ai nostri telespettatori che ci seguono da casa, perché stiamo trasmettendo sulla nostra emittente di Teleregione questo incontro di stasera. Questo incontro è stato voluto fortemente dal Confcommercio territoriale perché si voleva chiedere a chi si propone come candidato sindaco di Sassari di poter esprimere la propria opinione su alcuni argomenti che la stessa Confcommercio intende chiedere e intende sapere per quanto riguarda poi l'eventuale loro mandato. Considerate che uno di questi signori sarà il prossimo sindaco di Sassari. Devo dirvi che l'incontro era previsto per 5 candidati sindaco, purtroppo all'ultimo momento non sarà presente, abbiamo ricevuto comunicazione poco fa che il candidato Giuseppe Palopoli è rimasto bloccato a causa per un attacco febbrile, quindi non potrà essere presente stasera. A lui va ovviamente il nostro saluto e quindi niente, ci baseremo su quello che è il confronto tra 4 anziché 5 candidati. Questo incontro prevede la discussione su argomenti proprio di fondamentale interesse per quanto riguarda il comparto commerciale di tutto il nostro territorio. Saranno 4 macro argomenti che vi vado ad indicare e sono: il primo argomento riguarderà la mobilità, il secondo argomento riguarderà la rigenerazione urbana, il terzo argomento sarà riguardo quello di cui tanto si parla, Sassari, città turistica, e l'ultimo argomento invece è il ruolo del commercio, del vicinato e della sicurezza nella nostra città, partendo dal centro storico ma poi naturalmente estendendolo a tutto il territorio. Dal punto di vista tecnico, come andremo ad impostare la serata? Ovviamente dobbiamo rispettare quello che il regolamento e la par condicio prevede. Faremo 4 domande ai nostri amici candidati. Queste 4 domande loro sanno già, ovviamente ho anticipato gli argomenti, quindi sanno già di cosa si tratta, ovviamente, quindi presuppongo che magari si saranno già preparati la loro argomentazione. Partiremo, come vedete sono schierati in perfetto ordine alfabetico, saranno 4 domande per la quale avranno a disposizione 5 minuti ciascuno per rispondere ad ogni singola domanda. Questi 5 minuti saranno così articolati: la prima domanda sarà in prima risposta il dottor Brianda, per la seconda domanda invece il primo a rispondere sarà Nicola Lucchi, il magnifico rettore invece partirà per la terza domanda e per la quarta invece il dottor Mascia. Quindi 5 minuti a testa. Faccio presente una cosa, che i 5 minuti saranno tassativi. Ovviamente se qualcuno non li spende tutti, quel tempo che rimane non sarà cumulabile con la domanda successiva. Questo vorrei fosse chiaro ai signori candidati, quindi se sfruttate tutti i 5 minuti va bene, però se non li sfruttate tutti non sono cumulabili i minuti rimanenti con la domanda successiva.
Mi dicono che non c'è bisogno. Di cosa parleremo? Abbiamo detto, partiamo dalla mobilità. Per quanto concerne la mobilità, diciamo che Confcommercio nel tempo ha proposto e presentato degli studi in relazione agli argomenti che andiamo ad affrontare. E questi studi, corredati anche di relazioni tecniche, sono già stati presentati a suo tempo e in questa circostanza appunto si chiedono delle risposte su come magari intenderà procedere chi poi sarà a capo della prossima giunta comunale in relazione a questi argomenti. Ad esempio, per quanto concerne la prima domanda, la richiesta riguarderà l'inversione del senso di marcia di Viale Italia, le osservazioni sul PUMS, il piano urbanistico di mobilità sostenibile, e poi una relazione sul tema dell'insularità, tutte le difficoltà che la nostra isola comporta per quanto concerne poterla raggiungere. Questi studi ovviamente sono stati formulati partendo dalle situazioni ben precise che tengono conto anche di strumenti legislativi che sono stati presi in considerazione, cioè queste richieste non sono state formulate così a caso. La Confcommercio ha effettuato degli studi affidando incarichi anche a dei seri professionisti affinché poi le proprie proposte potessero essere presentate ai nostri candidati sindaco. Inizio col formulare quindi la prima domanda. La prima domanda la farò proprio testualmente, però prima, naturalmente, credo che sia doveroso un attimino il saluto del padrone di casa, il presidente della Confcommercio Nord Sardegna, Bastianino Casu, che chiamo qua per un saluto. Grazie e buonasera a tutti. Per me è un grande piacere ospitarvi qui. Questa è la casa del terziario, che significa che è la casa della maggioranza delle imprese del territorio. Come voi sapete, il terziario rappresenta il 52% di tutte le aziende presenti nel territorio e l'80% del valore aggiunto. Quindi in qualche maniera riteniamo di rappresentare quello che sono gli interessi della maggioranza dell'imprenditoria sassarese. E questo è un primo punto per dire quanto noi teniamo a questo incontro. Questo incontro è importante non tanto per il discorso di confrontarci e di vedere, ma quello di creare, se possibile, e di riprendere un percorso che purtroppo, io sono 21 anni che parlo di gioco di squadra per la città, ricordo una conferenza che avevo organizzato in Camera di Commercio esattamente nel 2003, con il titolo Una squadra per la città. Una squadra per la città. Questa squadra in 21 anni non siamo mai riusciti a crearla, perché le fazioni, le gelosie, la mancanza di prospettiva in qualche maniera hanno sempre frenato. Allora il primo augurio è che al di là delle varie fazioni, delle varie problematiche, delle varie tesi e ideologie, si riesca finalmente anche dall'opposizione o per l'opposizione, per la minoranza e maggioranza, un discorso che metta al primo punto la città, con tutte le sue gravissime difficoltà che noi ci stiamo trascinando, non ovviamente per colpa nostra, ma noi siamo chiamati sempre ogni giorno ad affrontare temi che ci cascano sulle spalle e sulle quali noi come cittadini di Sassari non riusciamo a dargli una soluzione. Quando parliamo di continuità territoriale, bene, piccola breve riflessione. Ho
ho detto ai ministri interessati personalmente che per noi i porti e gli aeroporti sono come l'autostrada del sole o come le ferrovie dello Stato. Vale a dire, quando uno entra in un casello dell'autostrada del sole, non è che paga in funzione del residente o mica residente, pagano tutti le stesse tariffe, sono tutti uguali, turisti, non turisti, eccetera. Noi invece facciamo differenze di ogni genere e grado, di ogni periodo. Ieri mi dicevo un mio amico che doveva prenotare per Olbia-Roma, che come residente avrebbe pagato 67 euro, come turista, cioè non residente, 405 euro, compagnia. Allora, capite bene che le problematiche non sono risolvibili qua dentro, però almeno quelle problematiche che possiamo risolvere a casa nostra, bene, quelle le dobbiamo risolvere, perché se noi qua non facciamo un fronte comune sulle problematiche importanti del nostro territorio, forse abbiamo sbagliato tutto, non una parte, tutto. Quindi non entro nello specifico di tutte le problematiche che ci sono, che non è un compito che stasera io vorrei affrontare. Io vorrei oggi sentire le vostre proposte, le prime risposte alle nostre domande, ma veramente con quell'aspettativa da cittadino a cittadino, da amico ad amico, perché qua la maggior parte delle persone io le conosco personalmente e mi sembra veramente una riunione di famiglia, così come dovrebbe essere il prossimo consiglio comunale, che al di là delle differenti idee deve avere sempre come punto centrale non tanto la verifica delle varie puntualizzazioni, ma l'obiettivo al superamento delle obiezioni per avere un progetto comune. Questo è il mio auspicio e con questo auspicio auguro a tutti voi la partecipazione massima. Grazie e grazie ancora di aver raccolto il nostro invito. Bene, grazie Presidente per il suo saluto. Quindi possiamo partire con la nostra kermesse. Faccio una piccola premessa, che naturalmente stasera il tutto verte non come se fosse un dibattito, ma solo ed esclusivamente domanda e risposta. Quindi non ci saranno domande da parte del pubblico, ma soltanto risposte da parte dei nostri candidati. La prima domanda è questa, la leggo testualmente perché questo è frutto della, appunto, proposta della territoriale Concommercio di Sassari. La prima domanda riguarda appunto la mobilità. Qual è la visione del candidato sulla mobilità della rete territoriale e di quella urbana, anche eventualmente in relazione alla visione di Confcommercio? 5 minuti a testa, partiamo dal dottor Brianda. Prego, prenda il microfono, esatto, utilizzate, può anche staccarlo, può anche... 5 minuti, ce l'ho io. Sì, via col tempo. Intanto un caloroso saluto a tutti i presenti, un saluto anche a quelli che ci stanno ascoltando grazie alle riprese televisive. Un saluto e un abbraccio fraterno a Bastianino Caso e a tutta la Confcommercio e a quello che è il mondo che ci sta intorno. Sono particolarmente contento di stare qui tra voi perché è un settore che mi ha sempre affascinato, devo dire la verità, e quindi sono venuto da voi varie volte e vengo volentieri anche adesso. Allora, guardate, questo tema che possiamo intitolare da Viale Italia, passando per il Booms fino all'insularità, quindi da Viale Italia al resto del mondo, pone un tema centralissimo nello sviluppo della nostra città, la mobilità. E mi dà modo di cominciare questo mio discorso esemplificando quello che ha fatto la Costituente per Sassari e perché siamo in campo.
Noi abbiamo ragionato con i cittadini sui temi principali e quindi abbiamo ragionato anche sulla mobilità. Guardate, questo che mi sono portato appresso è un raccoglitore di locandine di eventi che ha fatto l'associazione costituente per Sassari negli ultimi 10 mesi. Ovviamente c'è molto sul piano della mobilità. Abbiamo cominciato, tanto per dire da dove siamo partiti, il giorno stesso che il PUMS è stato approvato nel Consiglio Comunale. E il 22 settembre 2023 abbiamo fatto un convegno pubblico intitolato Riflessioni sul piano urbanistico della mobilità sostenibile, il relatore l'ingegner Giuseppe Fiori, che è quello che ha fatto il piano della mobilità tuttora in vigore. Poi c'erano gli architetti, l'architetta Roberto Moponi e l'ingegner Giuseppe Rogero, che come sapete ha lavorato prima alle strade ferrate sarde e poi all'ARST. Non solo, ma noi attraverso questi approfondimenti su Sassari abbiamo prodotto un questionario che ci ha portato in giro per le associazioni. Siamo venuti anche qui, noi abbiamo tenuto un'agenda, per esempio alla Confcommercio siamo venuti il 5 ottobre, siamo andati alla Confi di Sassari, insomma a tantissimi posti per confrontarci con voi. E cosa viene fuori? Viene fuori che il PUMS è tutto il contrario di quello che dovrebbe essere, prima di tutto per quanto riguarda la sua formulazione. Guardate, il PUMS è un piano e il piano deve tener conto della istruttoria, cioè deve tener conto delle esigenze dei cittadini. I piani si fanno perché si deve andare incontro alle esigenze dei cittadini. In questo piano i cittadini non ci sono. Sono state convocate all'ultimo momento alcuni soggetti. Confcommercio so che appunto ha fatto delle opposizioni, la Costituente ha fatto delle opposizioni con capofila il comitato della metro tranvia e anche io ho dato il mio parere, per il mio contributo giuridico per redigere quelle opposizioni. Questo piano non solo non tiene conto dei cittadini, ma è sbagliato nella filosofia, perché premia in maniera contraddittoria il traffico veicolare, non dà conto dei flussi che vengono dall'esterno, mentre noi dovremmo invece aprirci all'esterno. Tutto questo non va bene. Che cosa proponiamo? Che cosa propongono i cittadini che abbiamo poi intervistato e sentito? Si tratta di rifare una istruttoria aperta ai cittadini, che parte quindi dalle esigenze dei cittadini, che poi vede la progettazione di tecnici che devono essere immessi in questa partita giusto per trovare le soluzioni migliori, e poi la politica deve avere una visione alta, una visione prospettica di Sassari dei prossimi 20-25 anni. Ovviamente ci vogliono soldi e progetti. Allora, noi metteremo nella nostra città un manager europeo che deve trovare i fondi, i finanziamenti che ci daranno il respiro che questa città merita, perché siamo la seconda città della Sardegna. Costituiremo un ufficio di pianificazione strategica e questo ci consentirà di realizzare armoniosamente non solo le esigenze dei cittadini, ma di proiettarci nel futuro. Ovviamente ci sono delle linee guida che, se volete, posso anche riassumere, non c'è il tempo, c'è un programma di 95 pagine, rinvio a quello, ma sicuramente tante cose possono essere fatte anche nell'immediato. Per esempio, Viale Italia, ci sono problemi di tipo ideologico? Sono aboliti questi problemi, il problema è tecnico, bisognerà risolverlo e lo faremo insieme a tutti voi. Questo è il punto centrale che io voglio sottolineare. Il tempo è scaduto. Nel frattempo che noi facevamo queste cose, io di altri partiti che facevano cose di questo genere non ne ho visto. Bene, la palla passa al dottor Nicola Lucchi. Prego, 5 minuti. 3 secondi di meno. Pronto? Ti sei già consumato 3 minuti. Buonasera a tutti. Non vi faccio. Buonasera a tutti. Non vi faccio un caloroso saluto perché c'è già caldo. Però quello che vi voglio dire è questo, che partiamo in termini severi, diciamo, su quello che è lo stato dell'arte, che si è trovato
in cui versava la città di Sassari 5 anni fa, uno stato di fatto reale. Bloccato sviluppo dei finanziamenti di Sirio, bloccati quei finanziamenti, dirottati da altre parti su Cagliari, un caotico disegno di piste ciclabili, un centro intermodale che tutti ne sentivano parlare ma nessuno riusciva mai a realizzarlo, una ZTL sotto gli occhi di tutti perché nessuno poteva andare al centro e una Pedanieta che pian pianino decollava verso, sino a diventare il regno del sushi. Questo è il quadro reale della città di Sassari 5 anni fa. Abbiamo iniziato un po' a buttare giù un po' di questi che erano diventati, con le scuse, dei dogmi, ma il dogma è quasi un'elevazione. E abbiamo iniziato a lavorare innanzitutto sul centro intermodale, perché l'unica possibilità è quella di accoglienza, no? Perlomeno del traffico su gomma. E caso strano abbiamo rimodulato un vecchio progetto con gli stessi numeri, con gli stessi finanziamenti e con lo stesso sistema di bonifiche, perché il problema reale del centro intermodale erano le bonifiche. E sotto gli occhi di tutti il progetto che è stato presentato alla città di Sassari con la riqualificazione di tutta la parte bassa, non solo di viabilità, ma anche di sistemazione di piazze sopra i parcheggi, di ristrutturazione contemporanea del grande testimone delle capacità politiche che è il Tour Italia, insomma un'azione che riguarda quella parte e finalmente il superamento del blocco del centro intermodale e adesso sappiamo tutti che ormai è diviso già in 4 lotti in modo che si vada molto agili e veloci. Ma perché alla stazione? Perché uno dei principi cardine, e io non sono un trasportista, ho visto in questi anni Sassari c'è stata una sezione distaccata dell'ingegneria dei trasporti perché tutti erano bravi nei trasporti. L'unico che veniva di tanto in tanto, e sappiamo chi è, da Cagliari e ci diceva qualcosa, ma noi abbiamo sempre lasciato perdere quello che ci diceva. Noi abbiamo fondamentalmente un'unica e vera strada di smistamento del traffico, l'arteria più importante, che è la 131, che va da Via Italia sino a Pedanieta. Quell'arteria più importante di smistamento del traffico su Sassari. Non si è mai avuto il coraggio di costruire un progetto che partiva ai suoi tempi dal concetto di asse interquartiere, che avrebbe legato, forse una delle grandi opere ciclopiche, che ha legato due tessuti sociali diversi e li ha accomunati, è stato il viadotto. Io dico, tempi, prima Repubblica, tutto quello che volete, ma la capacità di realizzare un'opera di questo tipo la dice tutta di quanto comunque sia, non ci sia da buttare troppo di quello che è avvenuto nel passato. Prendiamo dei dati obiettivi. Sirio è stata uno dei grandi orrori che ha violentato la città di Sassari, l'ha costretta a subire, e qui vado in Via Italia, perché a tutti piace andare in Via Italia. In Via Italia, dimentichiamoci una cosa, un minuto per è qualcuno. Un orrore trasportistico, insistono 4 modalità distinte di trasporto, 4, pedonale, bicicletta, gomma e ferrovia, un assurdo. Noi cosa abbiamo fatto in questi anni? E penso si veda, perché sembra, non Sassari, ma sembra quasi Carnaby Street. Avete visto i colori, Saporana. Abbiamo investito 37 milioni di euro sulle strade. 37 milioni di euro. Vi chiedo, voi che siete bravi in analisi dei dati, qual è stata l'amministrazione in quale anno che ha investito tutti questi denari e li ha realizzati? Potrei continuare? Mancano 15 secondi. Ulteriormente un dato che voglio dare, il Sirio trasporta ogni giorno 200 persone, contro il trasporto su gomma 35.000 persone di ATP. Questi sono i dati che dobbiamo valutare. Allora dobbiamo alzare ATP, la gomma, o dobbiamo alzare forse cosa? E non si può pensare a un'inversione di marcia su Via Italia sino a quando noi non blocchiamo Sirio all'ospedale. Punto. Poi possiamo pensare tutto quello che vogliamo. Concluso i 5 minuti a disposizione dell'avvocato Nicola Lucchi, c'è la parola. Che c'è il Covid. Ora, no. È uguale, intanto.
è amovibile. Ecco, vi pregherei eventualmente di dirmi quando siete pronti, perché poco fa l'avvocato Lucchi ha perso almeno 25 secondi per salutare. Buonasera, buonasera. Ditemi quando siete pronti e faccio partire il timer. Prego, magnifico. Sì, il saluto è doveroso per una questione di educazione. Buonasera a tutti e grazie per l'invito. Io dico la verità, ho giudicato questo momento di oggi, tra tutti gli incontri che ho fatto e che faremo, anzi assieme, quello più significativo. Perché? Perché stiamo parlando del cuore della città, il commercio. Il commercio rappresenta quello, il motore pulsante di una città. Quindi venire qui a fare proposte, avrei preferito venire qui ad ascoltare piuttosto che fare proposte, perché il problema d'ascolto probabilmente è quello che è mancato in questi anni. Qui non siamo una controparte, almeno io non mi sento una controparte, mi sento una parte, e quindi confrontarmi con chi conosce i problemi per me diventa una cosa significativa. Da quello che ho potuto vedere in questo mese e mezzo, dalle carte che ho potuto vedere e dall'idea che mi sono fatto dal mio punto di vista, si è sbagliato e probabilmente si continuerà a sbagliare se non invertiamo la rotta del concetto più ampio di pianificazione e strategia. Quindi capire cosa vogliamo fare, indagarlo, studiarlo. Mobilità. Mobilità, si tratta di una mobilità interna alla città, lo sappiamo tutti, Via l'Italia va sistemata, perché la città, una città accogliente, deve invitare l'ospite ad entrare, non ad uscire, concettualmente, così come visione. Ma parlare di trasporti, di accessibilità, di vivibilità di una città, invece prevede, e qui ci vorrebbe mezz'ora solo per questo punto, porti e aeroporti, e le eviterei, perché quello che interessa ora principalmente è l'organizzazione interna della mobilità interna della città e della vivibilità dei suoi quartieri. Quindi questo intervento è chiaro a tutti che ricade principalmente sul centro storico. Quindi rivisitare l'organizzazione sul concetto della smart city, l'ho scritto nel programma e anch'io vi risparmio dei tecnicismi, significa programmare un'azione perché sviluppi. Ma il ruolo della città di Sassari qual è? Di quali trasporti stiamo parlando? Di che attrattività noi vogliamo per la nostra città? Il ruolo della città di Sassari non può rimanere dentro le sue mura, deve occuparsi del nord Sardegna. Quindi la mobilità più importante per quanto mi riguarda è quella di attrarre le persone e i cittadini anche delle altre città e programmare pianificazione e pianificare anche il futuro delle altre città. Quindi è un programma un po' più vasto, un po' più complicato che la mobilità, diciamo come la intendiamo noi, per far funzionare un'area commerciale piuttosto che un'altra, perché se manca il cliente l'area commerciale non può funzionare. Quindi essere appetibili in un territorio vasto e dare servizi, perché questo è il nostro compito, ad un territorio vasto. Potere di ascolto, l'ho citato poc'anzi. Manca una struttura ufficiale di un potere d'ascolto. Io ho visto un po' come funziona il meccanismo di un funzionamento di un'amministrazione comunale. Esiste il Consiglio Comunale che delibera e vota le pratiche, esiste una giunta che li mette a terra, tutte e due presiedute dal sindaco, ma non esiste un ruolo di confronto. Non è possibile che si possa venire in un'associazione come questa, importante, casualmente, ad invito o per volontà o non volontà di venire. Noi dobbiamo istituire un tavolo di confronto permanente ed esiste il luogo, il gabinetto del sindaco. Il gabinetto del sindaco, che oggi è una struttura che non riesco a capire bene che cosa faccia, se accoglie, se... non riesco a capire bene che cosa faccio. Il gabinetto del sindaco è il ruolo, e quindi vuol dire ufficio, è il ruolo dove il sindaco invita le parti sociali, e la Confcommercio non è la controparte, è la parte sociale, è esattamente quella che dovrà tracciare le direttrici importanti per lo sviluppo dell'attività commerciale. Dopodiché sulla Smart City, due parole, che pianifica, perché poi pesa gli indicatori e i parametri di tutte le attività, sulla Smart City si deve fare un ragionamento, perché tutte le città europee più evolute hanno un applicativo Smart City per il funzionamento delle loro città.
e anche qualche città del nord d'Italia, del nord o centro-nord d'Italia, ha l'applicativo della Smart City per gli indicatori, il perfezionamento degli indicatori. Quindi questa è una cosa talmente complessa, difficile e molto orchestrata, che va studiata non con due palilini così, ma va studiata in una maniera: mercato, obiettivi e come si raggiungono. Grazie, perfetto nei tempi, nel rispetto della tempistica. Tempi televisivi. Ormai siamo da spettacolo. Siamo da 18esimo incontro. La parola al dottor Giuseppe Mascia. Grazie, grazie a voi, grazie dell'invito. Ci tengo a precisare due cose. La prima è questa: io sono figlio di commerciante, famiglia di commercianti, per cui so perfettamente cosa significa lavorare tutta la vita e continuare a pagare tasse dalla mattina alla sera. Sembra una battuta, ma non lo è, per chi tutta la vita lavora e paga tasse. E come tutti i figli di commercianti, so sulla mia pelle cosa vuol dire anche compiere gli studi, lavorando e pagando tasse. In secondo luogo, noi ci proponiamo, affermando una cosa: abbiamo intenzione di dare un cambio di passo e senza problemi ammettere che laddove ci sono stati errori, gli errori si possono tranquillamente riparare. Il punto non è l'errore che si commette, il punto è come si risolve, come si guarda avanti. Noi abbiamo in questi anni, parlo di un arco lungo di questi 30 anni in questa città, avuto problemi con delle scelte capitali e radicali per questa città, e sicuramente il confronto e la partecipazione e operare scelte insieme prima che notificarle a qualcuno, a una categoria, a un ambito di categorie, è il primo cambio di passo che dobbiamo fare. Quindi discutere insieme per fare delle scelte e non notificarle semplicemente a un ordine o a un insieme di ordini. Io tento di stare nel merito delle domande che avete posto. Mobilità. Allora, noi forse stiamo abusando un po' della parola connessione, ma è la parola che governa tutti i processi che da qua in poi Sassari deve mettere in atto. Non si dà rilancio di Sassari, non si dà ricostruzione o ripensamento di Sassari, del suo ruolo e del centro di Sassari, se non si parte da una connessione innanzitutto delle parti di Sassari al proprio interno e di Sassari un territorio più vasto. Quando parlo di connessione non parlo semplicemente un essere legati ad altre comunità, ma la possibilità di convenire, no, a una rete che metta in moto e che connetta i centri urbani delle città. Non ha senso essere connessi con Alghero, se con Alghero io devo entrare alla Pietraia. Dobbiamo riuscire a connettere il centro di Sassari con il centro di Alghero, non è semplicemente la città in quanto tale. Per quanto riguarda l'insularità, io ho letto i vostri documenti, mi è piaciuta un'espressione: la continuità territoriale inizia quando qualcuno di noi esce dalla soglia, varca la soglia della propria casa. Non inizia quando vado a prendere un mezzo, inizia quando esco dalla soglia di casa mia. È un'espressione che io vi ruberò, anche perché rende perfettamente il concetto. La mia generazione ha conosciuto la continuità territoriale, ha conosciuto la possibilità di poter viaggiare e conoscere l'Europa. Noi naturalmente dobbiamo lavorare non solo sui voli ordinari, ma sul ripristinare le low cost, che sono state un viatico importante. Per quanto riguarda il piano della mobilità sostenibile, naturalmente io non voglio eccedere nelle critiche che abbiamo già posto in Consiglio Comunale, siamo già usciti sulla stampa, voglio guardare avanti. Quel documento va riordinato, va pensato secondo gradi di priorità. Da questo punto di vista noi pensiamo che, come in tutte le città europee che guardano alla risoluzione di problemi in modo nuovo, il problema sirio non è un problema, è stato un problema per come noi lo abbiamo gestito in questa città, da come è stato pensato, come l'abbiamo infrastrutturato. Se Sirio fosse come nelle città dove io ho avuto la fortuna di vivere perché ci ho studiato, in Germania, se fosse una connessione tra tutti i quartieri della città e tra la città e gli altri centri urbani, Sirio non solo non sarebbe un problema, sarebbe la risorsa, perché il commercio vive, le vostre attività e le nostre attività vivono se io con la mia famiglia posso camminare, posso circolare con tranquillità in un centro, posso comprare, altrimenti la logica del comprare attraverso il cellulare prevarrà, perché è qualcosa che sta ben oltre e sta sopra di noi. Un minuto. Grazie. Per quanto riguarda Vialitalia, certo non è un problema, questo non è un tabù, è ovviamente un tema di lavoro e di studio che va affrontato nel riordino del polo sanitario, che, come dire, detta la logica in Viale Italia,
nel riordino dello strumento di pianificazione che è il PUMS, ma io invito a valutare il fatto che in tanti strumenti che noi abbiamo valutato, io sono 10 anni in Consiglio Comunale, non abbiamo ancora fatto una valutazione seria del piano delle soste, che è uno strumento che va ripreso, portato in Consiglio Comunale, studiato con voi, perché la sosta è attualmente nei problemi che noi abbiamo uno strumento vincente, e col soggetto gestore noi potremo ovviamente in modo coerente, pubblico e trasparente rivedere le soste e rivedere anche i costi dei parcheggi a Sassari. Questa è la logica che si deve affrontare risolvendo pezzo per pezzo e non affermando che le cose si risolvono con uno scocchio di dita. Grazie, perfetto anche il dottor Mascia. Anzi, vi devo ringraziare perché davvero siete perfettamente nei tempi. Quindi partirei. Oramai è vero, ormai ci state facendo il callo, così come si può dire. Passerei direttamente alla seconda domanda, che riguarda, come ho detto prima, la rigenerazione urbana. La domanda è: in tema di rigenerazione urbana, qual è il suo punto di vista e quali sono le azioni che intenderebbe mettere in atto? Parte per questa seconda domanda, come primo a rispondere, l'avvocato Nicola Lucchi. Prego. Io do continuità, perché sempre di rigenerazione urbana si parla, anche per chiarire che il PUMS è uno strumento. Innanzitutto abbiamo ottenuto il finanziamento al Ministero per poterlo realizzare, uno, e non esiste. Ed è stato adottato in via preliminare. Cosa significa? Significa che è ancora aperto al confronto con la città. In quel punto è inserito anche l'eventuale inversione di rotta di Via Italia. Ma voi pensate che la inversione di rotta di Via Italia sia la madre di tutte le battaglie, sia quella che risolve tutti i problemi della città di Sassari o del commercio al centro storico? Vi lascio la domanda, non voglio le risposte. Abbiamo introdotto in tema di rigenerazione urbana, se proprio ne vogliamo parlare, finalmente anche le fatidiche zone 30, che non si conoscevano a Sassari, ma che i commercianti le conoscono, e anche tutti quegli strumenti, sia sonori, illuminati e rialzati, che consentono la sicurezza negli attraversamenti pedonali. Su Sassari questo non l'avete mai visto. Allora, quello che io voglio dirvi è che sulla mobilità, che non può che essere un tema duttile e in continua evoluzione, non può esserci un piano che in maniera definitiva, perché il traffico, tant'è che uno dei poteri che hanno la parte politica sono le ordinanze in materia ovviamente di mobilità e di traffico, e quello è un potere residuale diretto che è rimasto in capo al sindaco. Ma per farvi capire che non possiamo pensare in maniera fissa e ferma come uno strumento urbanistico l'adozione definitiva di un PUC che ha ha ovviamente poi un iter micidiale per poter modificare anche piccole norme. Andiamo invece a quella che noi abbiamo sempre considerato rigenerazione urbana. Ma secondo voi rifare via Torre Tonda è rigenerazione urbana? Secondo voi finalmente riaprire la gru e avere la gru al mercato civico e rigenerazione urbana, o 4 milioni 8 dell'ex gasometro, o 6 milioni 7 via 25 aprile, o riqualificazione urbana dell'ex comune Caprese per 16 milioni 280, o 1 milione 6 di manutenzione edifici comunali, o 9 milioni per San Donato e Santa Polinare, o 10 milioni di strategie integrate in nuovo IT e FESR, o adottare finalmente per il centro storico e non solo il piano del commercio, il piano urbanistica commerciale, che consente di raddoppiare i volumi, le superfici, gli esercizi di vicinato e di aprire finalmente nel centro che cosa? Le medie superfici di vendita, sino a 2500. Siamo a casa, no? Nel regno del commercio. Dovrebbe essere stata apprezzata. Non parliamo di tutto il resto, io vi invito semplicemente a guardare quello che è stato fatto sul sito del Comune, senza pensare agli investimenti per 18 milioni di euro sui impianti sportivi, 3 milioni e mezzo di tutela ambientale
e tenetevi, siete già seduti per fortuna, 53 milioni e 8 di welfare interventi sul sociale. Questa è un'azione complessa, molto complessa, di rigenerazione della città. È chiaro che i frutti stiamo iniziando a vedere adesso, perché noi abbiamo aperto il cantiere, faccio un esempio banale, per la Torre Tonda un mese e mezzo fa, ci lavorano anche le giornate festive e saranno 15 giorni e riaprirà, e quindi anche quei commercianti potranno finalmente, io spero che quel percorso virtuoso vada poi tra virgolette a travolgere tutta quella parte del centro. Noi vorremmo vedere una pavimentazione, poi anche lì è tutto da vedere, perché noi abbiamo commercianti, esercenti che vogliono le zone pedonali e altri che non le vogliono, anche queste ovviamente sono tutte tematiche che non possiamo non affrontare con i diretti interessati. Allora lì sì che si deve aprire il dialogo con la città reale per capire, perché via Roma non vogliono. Quando abbiamo, faccio un esempio banalissimo, quando abbiamo messo le barche della Vela Latina in via Cavour, grazie al centro commerciale naturale, poi qui ci sarà il grande artefice di quell'operazione sostenuta dall'amministrazione, i commercianti via Roma erano in guerra. Eppure io ricordo che in quelle vie, in quei giorni, in quel periodo, c'era la folla per farsi selfie con le barche della Vela Latina. Un esempio banale. Posso continuare? 10 secondi. Ciao. Grazie avvocato. La parola al professor Mariotti. Allora, anche questo è un tema delicatissimo, strettamente collegato col primo, perché io la definirei generazione urbana, perché qui si tratta di ridisegnare, riqualificare la città nei suoi quartieri rispetto alle funzioni. Da quello che ho potuto vedere, perché è chiaro che non ho lo strumento dell'amministrazione pubblica, che chiaramente l'ex assessore, mio amico, il consigliere ce l'hanno, ma io ho semplicemente una visione di quello che vedo, che ho potuto leggere, che ho potuto vedere. La rigenerazione urbana, quindi, è strettamente legata alla mobilità, è strettamente legata agli investimenti, parte da un presupposto. Cosa si vuole rigenerare e perché? E quali sono le ricadute di una rigenerazione? Perché io vado a ristrutturare delle aree, delle zone, non capendo cosa voglio fare, oppure capendolo, ma scegliendo male gli interventi. Certamente riguarda il centro storico, ho visto che c'è la domanda successiva e preferisco affrontarlo lì. Quindi preferisco parlare, per esempio, in questo caso di Predanieta. Predanieta, che è una nota dolente di questa città, una struttura, un quartiere della città è diventato, che è cresciuto male, ha tutta un'area di potenziamento da un certo punto di vista, è un'area anche viceversa di snellimento delle attività per trasferirle, perché qui nessuno può prendere le attività e trasferirle dal centro alla zona fuori dalla città, ecco, dove vanno, dove vogliono, ma se io non creo i servizi, non abbellisco il quartiere, non creo strumenti per i quali divento attrattivo, e faccio due esempi: Sassari non ha un pala congressi. I congressi scientifici e di qualsiasi tipo e genere a Sassari non si possono effettuare. Io come rettore ho autorizzato decine di congressi ad Olbia e ad Alghero. Non abbiamo alberghi, non abbiamo spazi esterni, non abbiamo un ente fiera, abbiamo tutta una serie di attività che possiamo sicuramente proporre e certamente collocarli o allocarli in aree evase come quelle di Predanieta, in cambio in negoziazioni di un trasferimento di certe attività che devono ritornare al centro storico. Ma un centro storico che sia accogliente, questo poi lo diciamo, che sia rigenerato e ristrutturato e che dia la possibilità ai commercianti di intervenire. Abbiamo fatto anche qualche passaggio su questo, ho parlato recentemente con il direttore generale del Banco di Sardegna, dove abbiamo chiesto il 50% dello sconto sui mutui che vanno a ricadere sulla ristrutturazione del centro storico. Parlate di vantaggi fiscali, che non sono vantaggi fiscali, sono vantaggi di finanziamenti, di investimenti, sull'imprenditoria, dobbiamo essere attrattivi su questo. Il centro storico non si può ristrutturare rispetto a una rigenerazione se non c'è un sostegno politico dell'azione. Quindi i mutui, quindi gli interventi, non dobbiamo far pagare i ponteggi 6 mesi, non dobbiamo far pagare l'ICI e l'IMU 1 anno, 2 anni, dobbiamo creare
delle situazioni di finanziamento, non stiamo parlando di fiscalità, stiamo parlando di investimenti finanziari sull'attività di ristrutturazione affinché dopo possano aprire le attività o addirittura rinascere. L'Università di Sassari, adesso fatemelo dire qualcosa, devo dire perché, è già intervenuta su questo, abbiamo ristrutturato Piazza Università, Nicola tu lo sai, mi è stata negata la piazza. Proposta, l'ho chiesta, richiesta, mi è stata legata la piazza, mi è stato negato quello di fare un percorso di vivibile perché ho comprato 6 milioni di euro in bagni popolari di via Arborea e non sono riuscito ancora ad avviare le procedure di estrazione perché non era evidentemente nelle corde di qualcuno. Io non voglio fare, però io dico quello che farò io. La prima azione, faremo una piazza università, costruiremo un percorso di sgravi, di piazze, di aiuole, di verde che colleghi Piazza Tola con Piazza Università e Piazza d'Italia. Ma tutto questo per chi? Ritorniamo ho finito? Ritorniamo alla mobilità. Sia per l'abitante, sia per il residente, ma sia per l'ospite. Deve sentirsi a casa, deve trovare un posto gradevole, vivibile, il negozio deve essere tranquillo, un negoziante di Piazza Colonna Mariana metto che sta assumendo un vigilantes perché ha paura di essere picchiato quando chiude il negozio la sera. Ragazzi, qui siamo in una situazione gravissima, che non è solo, diciamo così, concettualmente il discorso facciamo, investiamo e cosa. L'università ha investito sul centro storico, ha due case dello studente, qui c'è Maudi che è il presidente dell'ERSU, una in via Canopolo, una in via Vento, io non ero molto contento perché i genitori dei ragazzi mi chiedevano di portarli via dal centro storico. È scaduto il tempo. Benissimo, grazie. Io vi chiederei di, siccome si sente un po' di brusio in sala, vi inviterei a non commentare eventualmente, perché come ho detto prima, qua non si tratta di un dibattito, ma di semplicemente ascoltare, poter ascoltare ciò che i candidati propongono. Partiamo, la parola in questo momento va al dottor Mascia. Allora, rigenerazione urbana. Grazie mille. Allora, preciso in acchito questo aspetto, noi l'abbiamo dichiarato più volte in questi anni in opposizione, in Consiglio Comunale, al professor Campus, noi non ci riteniamo dei distruttori, ma lavoreremo in continuità amministrativa, cioè tutto ciò che di buono è stato fatto, noi lo continueremo, tutto ciò che di buono può essere sviluppato, noi lo svilupperemo. Non agiremo in città rifacendo tutto da capo, rimettendo in città, ovvero addossando alla cittadinanza, che sia di carattere commerciale, che sia di carattere visitativo, che sia di carattere semplicemente abitativo, il peso di dover rifare continuamente delle scelte, dover di nuovo rigenerare, costruire. No, ciò che è stato fatto bene noi lo continueremo, perché la città non può più sopportare di avere addosso, cioè di subire scelte che costringono a riconfigurare tutto dall'inizio alla fine. Okay? Quindi primo aspetto. Secondo luogo, rigenerazione urbana è una nominazione che sta dentro dalla pianificazione alla generazione fino al decoro urbano. Innanzitutto, perché accada una vera rigenerazione urbana, dobbiamo riprendere le politiche abitative. Cioè dobbiamo fare in modo che in queste città possano tranquillamente riprendere i flussi abitativi, quindi bisogna avere delle politiche mirate al mantenimento, diciamo, dell'insediamento abitativo, portare studenti e persone al centro della città, ma anche nella città, nei quartieri legati al centro. Purtroppo le politiche abitative in questi anni hanno subito un arresto, mi riferisco anche alle politiche di residenza popolare, che non è un tema tra gli altri, è il tema considerando la lista delle persone aventi diritto. Tutte queste persone sono persone che lavorano, che stanno nel commercio, che vivono la città e la fanno vivere. Ci sono degli esempi da portare a casa: Cittadella Universitaria, Ex Magazine è stato appena riaperto, Mercato Civico, su cui ci sono i fondi 21-27 tutti da programmare, 10 milioni
da programmare per il mercato civico, è da ripensare da questo punto di vista, nel senso che va costruita un'idea chiara, precisa, insieme alla città. La tipografia Chiarella, la frumentare, caso Tedazzieri ne ha parlato il collega. C'è da riprendere la politica del verde. Il verde non è semplicemente un abbellimento, un orpello. Il tema climatico, che alcuni declinano con faciloneria, è un tema decisivo nei prossimi 25 anni, perché il tema climatico non solo rende la città più vivibile, ma consente di attraversarla, di starci e di avere una vita più serena per le nostre famiglie, considerando che la natalità è molto bassa e in questa città c'è un giovane ogni 5 anziani. Il tema dei CCN è un tema che noi sentiamo con molto vicino, con grande rispetto, vanno alimentati, vanno supportati, bisogna decidere con loro delle cose. Nel centro della città siamo troppi anni che non vediamo attività svolte in modo corale, non porzione per porzione, non centro commerciale per centro commerciale. Intendo la logica, diciamo, è la classica diatriba che si crea tra un centro commerciale e un altro. Non facciamo attività culturali in città da troppo tempo, non c'è una pianificazione in tal senso. Noi sappiamo che il centro e le attività commerciali hanno avuto sempre dei grandi benefici da una programmazione fatta con criterio. La fiscalità e il tema dell'equità sono un altro perno su cui lavorare. Non è più tollerabile che attività commerciali abbiano delle regole, siano, come dire, richiamate all'ordine e da tutt'altra parte della città la logica sia differente. Ci vuole equità in questo senso. Non è possibile che un'attività commerciale in qualche modo debba anche subire delle cose quando da un'altra parte la tolleranza è totale. O si è equi da questo punto di vista o non si fa alcunché. Non è giusto. È un tema di giustizia. Un minuto. Perfetto. Oltre a questo ci sono non solo le attività culturali, come vi ho detto, c'è anche il tema dell'inclusione. E noi l'abbiamo detto dall'inizio di questa campagna elettorale, l'accessibilità e l'inclusione sono una caratteristica che questa città deve assumere. Noi abbiamo attraversato questo consiglio comunale e io ho attraversato 10 anni in consiglio comunale senza poter dire granché del piano della eliminazione per le barriere architettoniche. Questa città o diventa accessibile a tutti o non è una città accessibile, e poiché voi lavorate con tutte le persone e dovete, la città deve diventare una città per tutti, il tema dell'accessibilità deve finalmente essere preso di petto, altrimenti diventa una città per pochi e non per tutti. Grazie. La parola adesso per l'ultimo passaggio su questa seconda domanda è al dottor Brianda. Perfetto. Allora, io nel primo intervento ho cercato di spiegare velocissimamente qual è il metodo rivoluzionario della Costituente per Sassari. Noi non facciamo altro che quello che dovrebbe fare la politica: chiamare i cittadini, convocarli, sentirli e renderli consapevoli, perché ci aiutino e ci aiutiamo tutti ad avere una città migliore. Politica servizio. Ora abbiamo sentito qua l'esposizione di alcune idee, ma noi eravamo in città a parlare con i cittadini questi anni. Le forze politiche che sono rappresentate oggi, dove erano? Erano anche loro nei cittadini. Le idee che loro hanno espresso, che cosa rappresentano? Chi le ha chieste? 25 anni abbiamo avuto 5 giunte differenti e la città è nelle condizioni in cui è. 10 anni di centrodestra o di destra o di destra civica e 15 anni di centrosinistra. Bene, io direi che il PUMS per esempio era in piedi già dal 2000, perché non è stato applicato come avrebbe dovuto? La metrotranvia è un argomento fondamentale. Noi sposiamo in pieno quello che ha scritto la Confcommercio, quello che è poi nelle corde del comitato di metrotranvia. Però devo dire questo, no? Perché a Cagliari sono già la quarta linea, finalmente la portano fuori la metrotranvia. A Sassari, da 20 anni a questa parte, non abbiamo messo un metro di binario, perché si sono bisticciati tutti su questo, perché non sono riusciti a dire no Arst. Allora, possiamo fidarci? Io direi che qualche problema l'abbiamo da questo punto di vista. Meglio una politica servizio. Viale Italia, adesso ne tirano fuori questa storia che c'è, che Sirio in sostanza a pochi
persone che ci vanno sopra. È vero, dimenticano di dire però che in quello stesso tratto c'è una concorrenza spietata dell'ATP che porta quattro linee su Viale Italia. Quindi è chiaro che non siamo riusciti nemmeno a fare un biglietto unico, cosa che a Cagliari hanno già da tanto tempo e fanno gli sconti per chi usa sia la metrotranvia che i mezzi gommati. Quindi c'è tutto questo e il tema della rigenerazione urbana è un tema da trattare con chi evidentemente vuole una rigenerazione dalla parte dei cittadini. Noi vogliamo che la città sia fatta a misura di chi poi la deve vivere. Ecco allora che abbiamo necessità di porre mano ad alcune cose. Prima di tutto bisogna dire questo: cittadini, progetti e visione politica, ovviamente. Poi soldi e progetti. Noi i soldi e i progetti pensiamo di poterli intercettare perché stiamo strutturandoci in modo da che possano, vi ho parlato del manager europeo, dell'ufficio strategico di pianificazione, del tavolo tecnico con gli esperti per fare i progetti, quindi anche con tutti voi. Guardate che i soldi non sono un problema, perché in Sardegna arriveranno 9 miliardi di euro solo dal PNRR entro il 2027. Bisogna capire come li spendiamo, se dalla parte dei cittadini o da qualche altra parte, come abbiamo fatto in questi 25 anni. Certo, poi ci abbiamo da fare i conti con un PUC. Il PUC deve interessare tutti, quindi principalmente gli attori, che siete voi. Da qui aspettiamo delle indicazioni. Il PUC oggi, con tutte le varianti che sono state innestate per accontentare questo o quell'altro, sapete cos'è? È un Frankenstein, cioè è una specie di mostro, non ha più una spina dorsale, non ha più una visione compatta, coesa della città, mentre il PUC nasce proprio per dare una prospettiva di sviluppo alla città, che noi diciamo deve essere una prospettiva più agevole per i cittadini. Ma insomma, noi la politica perché la facciamo? Se non per dare sfogo a quelle che sono le esigenze di tutti noi. Sassari è la casa nostra e quindi dobbiamo assolutamente pensare ad un amministratore che ce la curi per bene. Ora, questo PUC o lo rifacciamo oppure dobbiamo creare un cronoprogramma di opere. Dobbiamo pensare ad un'urbanistica partecipata, quella dei comitati di quartiere, quella dei quartieri che ci dicono dove vogliono una piazza, dove vogliono un giardino. Dobbiamo fare un piano dei quartieri, dobbiamo fare la forestazione urbana, abbiamo fatto tanti convegni con gli esperti, Sassari non c'ha verde e invece dovrebbe averlo, più di quello che c'è sicuramente. Dobbiamo abbellire quello che c'è, non pensare sempre a costruire. Dobbiamo pianificare la cultura, perché pianificando la cultura tutti ne abbiamo un vantaggio. Pensate anche al vostro settore, quanto potrebbe organizzarsi meglio se sapesse quali sono in anticipo gli eventi. Dobbiamo pensare a una fiscalità agevolata per le imprese. Dobbiamo poi, ovviamente, avere uno sviluppo dei centri commerciali naturali, che sono un'ossatura importante, tempo moderno, scaduto, che noi andremo ovviamente a aiutare in maniera molto profonda. Grazie. Grazie dottor Brianda, siamo così arrivati a metà percorso di questo incontro di stasera. Passiamo alla terza domanda. Si parla tanto, no. C'è caldo. No, appena c'è caldo, appena di caldo. Ma non cade nessuno di questi. Praticamente sono tutti seduti. Io sono pronto a raccogliere qualcuno. Il forno qua è bello attivo, c'è un caldo allucinante. No, ma bene, possiamo proseguire quindi. Chiedo scusa, possiamo proseguire quindi con la terza domanda. La terza domanda è un argomento abbastanza importante, un argomento del quale si parla tutti i giorni, Sassari, città turistica. La domanda è: qual è la vostra visione di Sassari come città turistica e quale sarà l'approccio alla movida, questo è un altro termine attualissimo e di grande interesse, e oltre alla movida ad un eventuale calendario degli eventi nella nostra città. Parte per primo con le risposte il magnifico rettore professor Mariotti. Devo dire per la gioia di Mariano che io non sono un annettitore di territori, neanche un conquistatore dei territori, la Nuova Sardegna, così ma sono semplicemente una persona che ha fatto un ragionamento molto basico, che non ha, come dire,
necessità di una lettura. Ricorderanno Michele Malanga, per esempio, che vedo in sala, 30 anni fa, quando Stintino, con un referendum, chiese l'autonomia e diventò comune, legittimamente comune a sé. Noi, come città, abbiamo perso tutto lo sbocco al mare, da Fiume Santo al mare di fuori, perché era tutto comune di Sassari. C'è rimasta l'Argentiera, che è di Roccatta, e va ripristinata, c'è rimasto Portoferro e ci sono rimasti soprattutto 500 metri che vanno dalla rotonda di Plattamona ad Abacurrente, due rotonde che si collegano. Ora, se noi vogliamo fare un ragionamento turistico, poi possiamo decidere di fare quello collinare, ci andiamo ad Osilo, ma se noi decidiamo che la città di Sassari deve avere, da un punto di vista urbanistico, uno sbocco maggiore di quello che ha, visto che stiamo già costruendo a ridosso del confine di Osilo, ritengo che si debba andare verso il mare. Per andare verso il mare devi avere i territori che non possono essere amministrati in compartecipazione con i principi di area vasta o città metropolitana, perché non saremo mai i padroni di casa. Quindi nella proposta è rinegoziare i confini comunali della città di Sassari e dal terzo pettine ad Abacurrente, che sono 5 km rispetto ai 30 km che ho già il comune di Sorso, una proposta negoziata, una proposta condivisa, una proposta politica che abbiamo il dovere di fare, avremo uno sbocco al mare che ci permetterebbe di parlare di turismo. Perché non penserete mica che Sassari, 120.000 abitanti, si possa accontentare della Movida. Silenzio, per favore, grazie. Non si può pensare mica che una città come Sassari non possa avere il suo imprimatur nel disegno di un territorio che gli appartiene. Ci abbiamo da sviluppare il turismo lacustre, ci abbiamo due laghi, Baraz e lo stadio di Plattamona. E penso a tutte le attività che possono nascere, sia sportive, canoistiche, pesca, baretto, ristorantino, per i nostri imprenditori. E penso a come i nostri imprenditori possano, costruttori, possano vedere con gioia costruire in quelle colline sulla sinistra e sulla destra, quando si scende sulla Budi Budi, delle non palazzi o grattacieli, ma degli inserimenti urbani che siano decorosi, dignitosi, belli, moderni e che abbiano un senso, che diano un senso urbanistico a questa città, che invece di crescere sul mare è cresciuta sulle colline, chissà per quale motivo o ragione. Quindi se si vuole parlare di turismo e vogliamo sederci seriamente a parlare di interventi turistici, dobbiamo pensare che questa è la nostra, l'unica possibilità che abbiamo. Quindi i due laghi, uno naturale, unico lago naturale in Sardegna, lo stagno di Plattamona, unico stagno che è strettamente collegato al mare. La zona frequentata dai sassarisi non è dotata di stabilimenti, di locali, di ristoranti, ci hanno abbandonato, non abbiamo niente, basta fare semplicemente percorrerla e capire. Quindi con la pace di Sorso e del dottor Brianda, e con la pace dell'assessore all'urbanistica, che ho già sentito, regionale, ma a me non me ne frega niente di chi è, figuriamoci se io sono preoccupato, anche questa storia è ora di finirla, che noi dipendiamo da Sorso anche per gli investimenti da fare su un territorio che ci spetta, perché ce lo devono restituire in una parte negoziale. Quindi se si vuole parlare di turismo, abbiamo un turismo culturale molto importante sulla città, che sono i musei, le chiese, la bellezza del centro storico ristrutturato e tutti gli interventi che possiamo fare, i palazzi, quella bellissima iniziativa che si è svolta il mese scorso con tutti i palazzi aperti in città, ma abbiamo necessità di uno sbocco al mare più pesante, che non si può gestire, perché questo me l'ha spiegato Vanni Macciò, come l'ha spiegato l'assessore, e quindi non diciamo castronerie, non si può gestire in una logica di comunità. Ogni comune ha la sua proprietà e quindi gli investimenti, le autorizzazioni le dà il comune, non le dà l'area vasta e nell'area metropolitana. Semmai si possono investire i soldi, dopo possiamo parlare dei progetti, e così posso dire due parole, visto che io ho vinto in questi anni 200 milioni di euro di progetti all'anno di media. Quindi se volete parliamo anche dei progetti PNRR e parliamo anche di com'è il funzionamento del meccanismo e le difficoltà che ci sono. Scaduto. Grazie. Grazie.
La parola al dottor Brianda. No, Mascia, chiedo scusa, esatto. Scusate. No. Rispettiamo le regole. Non c'è problema. Sì, ecco, appunto. Vi chiederei eventualmente di evitare applausi, che poi alla fine qua non si fa parte a nessuno, ovviamente siamo qua, come ho detto prima, solo per ascoltare quelle che sono le opinioni dei candidati. Grazie. Gli applausi eventualmente si faranno alla fine. Perfetto, grazie. Silenzio per favore. Dottor Mascia, a lei. È professore. Professor Mascia. Dottore o professore? Se ci chiamassimo tutti signore non sarebbe male. Ok, signore, perfetto. Dottore va bene. L'ho chiamato il magnifico, fino a prova contraria. Professore. Signor Mascia, prego. Il tempo è partito. Ok. Visione di Sassari, città turistica. Allora, partiamo da una querela di tipo politico che ha caratterizzato questi ultimi anni di consiglio comunale, di programmazione urbanistica in comune, le zone F4. Nel mandato precedente ancora, noi e avevamo sviluppato un tentativo di urbanistica partecipata, naturalmente come tutti gli atti di pianificazione aveva dei problemi, tentava di vedere, di dettare una visione che era quella di compartecipare con privati, investitori, imprenditori che possono anche provenire da fuori dalla Sardegna, il tentativo di costruire una visione in città nel nostro territorio. Tutto questo purtroppo ha avuto una fine. È bene che si sappia che in quel periodo, in quello strumento lì, diversi investitori erano pronti a investire soldi in questo territorio. Ora quella pratica è messa da parte. Naturalmente non possiamo prescindere da una considerazione su Platamona e su quello che è, diciamo, il nostro litorale. Questo mi dà anche l'opportunità, grazie Nicola, anche l'opportunità di chiarire alcune cose che sono state travisate anche per un'espressione equivoca da parte mia in un'altra occasione. Platamona noi riteniamo, così come è pensata, che certo ci deve essere una governance, ma la governance deve essere condivisa. Sassari ha una piccola porzione, è vero, Sassari deve riprendere il ruolo di leadership come guida nel territorio, Sassari deve avere la forza di poter riconnettersi con le città circostanti e istituire con loro una governance di tutto il litorale, stando nel proprio pezzo, ma costruendo la governance come leadership. Del resto nel nostro litorale ci sono diverse possibilità, attualmente si è discusso anche della possibilità di sviluppare nel nostro litorale politiche che possano dare insediamenti e quindi sviluppare economia. È un luogo che noi dobbiamo riprendere e avere anche il coraggio di una nuova visione. Noi diciamo questa cosa qua, dobbiamo avere il coraggio di avere una nuova visione, perché siamo ormai ossidati nel ritenere che la nostra visione debba essere circoscritta, debba essere sempre la stessa. Naturalmente Sassari ha un grande patrimonio artistico e storico che deve essere valorizzato. Mi riferisco allo sviluppo del marketing territoriale e finalmente alla possibilità di utilizzare i nostri beni in modo proficuo. Si discute del Pinco e del Turritania. Bene, il Turritania è una porzione molto piccola di volumetria in un'area molto grande dove c'è Sant'Antonio Abate, dove c'è la colonna tavolara, dove c'è il casotto daziario, dove c'è la torretta aragonese. Noi in quell'area lì abbiamo 4 beni identitari che la cittadinanza non conosce, perché tutti noi ci sfrecciamo tranquillamente in macchina in via Saffi. Cioè questa città si è attorcigliata su se stessa in questo modo. Liberare, se mi gira il telefono mi fa un favore, così mi regolo anche con gli argomenti. La ringrazio. E naturalmente non è l'unica porzione di città che va rivitalizzata. C'è Padiglione Tavolara, c'è il Barbacane. Noi non possiamo continuare a non pretendere la risoluzione del problema
ovviamente parlando, interloquendo con il gestore che è a Panova, la risoluzione dell'infrastruttura dell'acqua che c'è sotto il Barbacane, e non possiamo tollerare che quel bene non sia più fruibile. È un intero mandato in cui quel bene è chiuso ed è una cosa incredibile. Come possiamo pensare di sviluppare politiche territoriali di turismo se non riusciamo, da un punto di vista anche regionale, a imporre che tutta, come dire, la dirigenza della Panova deve ritornare qua, un minuto, dal punto di vista del nostro territorio, e risolvere quel problema, perché è centrale. È 5 anni che quel luogo è chiuso, è 5 anni che quel problema non è risolto. Naturalmente c'è il tema nella domanda, il tema della sicurezza e anche il tema della movida, giusto? Magari lo tratto nella domanda successiva, perché c'è la sicurezza. Sulla movida, la movida è un'espressione abbastanza equivoca, vuol dire tante cose. Se si parla di movida come organizzazione e programmazione di attività culturali, guarda, noi nel primo periodo di uscita dal Covid avevamo proposto un modello all'amministrazione che si chiamava Patto per la Cultura, dove abbiamo chiesto all'amministrazione di costruire dei modelli con cui lavorare nelle piazze, far lavorare le attività culturali nelle piazze, e chiudo, vedo che c'è il tempo che sta correndo, chiudo dicendovi questa cosa qua. Io ho fatto il musicista per tutta la vita, lo sono tuttora, non è tollerabile che al centro della città i piccoli spettacoli di intrattenimento durino fino a 00:01 e da un'altra parte della città i concerti finiscono alle 2. Su questo o si è ragionevoli o si è equi con tutti gli esercizi commerciali. Tempo scaduto. Bene, adesso per la conclusione del ciclo la parola passa al signor Brianda. Perfetto. Grazie per il signore, è un onore. Ha voluto essere chiamato così, me l'ha chiesto lui. Non c'è problema, oppure può chiamarmi anche eccellenza, visto che ero presidente della Corte d'Appello. Cioè, se la giochiamo sui titoli andiamo forti. Però va benissimo, signore, oppure Mariano. Me l'ha chiesto lui. È di moda, oramai Giorgia, io sono Mariano, quindi va bene così. Allora, siamo anche in maggio. Parliamo del tema che è molto importante, non vi fate passare il tempo. Allora, io vorrei cominciare sul tema del turismo con una citazione di un mio concittadino illustrissimo, perché è a tuttora presidente del Consiglio Comunale, Maurilio Murru. La città di Sassari non è turistica. Partiamo da questo. Guardate che i 5 Stelle non erano a caso lì, erano in maggioranza, quindi hanno smentito tutto quello che vi ha detto Lucchi oggi, no? Perché era l'assessore al turismo all'epoca, quindi ancora detto. Va bene, comunque praticamente c'è un bel conflitto dentro quel gruppo, che però, attenzione, è un conflitto che adesso si trasferisce in un'altra sponda, perché la politica fa così, no? Perché i 5 Stelle adesso sono insieme al Campo Largo, quindi io vorrei capire sul turismo chi è che dovrà andare avanti dentro il Campo Largo, i 5 Stelle o il PD e tutto il resto? Qualcuno dovrà smentirsi, quindi bisogna che sappiate a chi stiamo pensando di consegnare, silenzio, per favore, di consegnare la nostra città. Poi vi devo elencare velocemente 3 idee per esemplificare quello che volevo dire prima, no? 3 idee che sono totalmente staccate dai cittadini, che nessuno ha chiesto e me ne ha dato in questi giorni il dibattito a cui noi stiamo. Allora, Platamona, turismo. Platamona, Mariotti dice bisogna prendere un pezzo a sorso, voglio dire, ma dove l'ha letto questo? Che cosa c'è dietro? Guardate che per prendere un pezzo a un comune ci vogliono 20 anni di procedura, perché non è mica che te lo danno al supermercato il pezzo di terreno, non lo compri così, Stintino è diventato dopo un processo che è durato 25 anni, mica gli hanno dato all'oggi al domani. Però poi anche Mascia mi ha tirato fuori il porto sotto la torretta di Acqua Corrente, che veramente è l'ultima delle cose che potevamo pensare di avere. Con tutto lo sfascio di tipo ambientale, preferirei non essere interrotto. Silenzio, per favore, grazie. Con tutto lo sfascio di tipo ambientale, e loro hanno un partito che si chiama Verdi, che zitti, non hanno detto niente, eppure lo sfascio ambientale viene da questa parte. Poi c'è invece un ultimo, Lucchi, perché pensava come non mi allineo a questa cosa. Abbiamo fatto un convegno a Ottava, un confronto tra sindaci, siccome eravamo a Ottava bisognava tirar fuori qualcosa per Ottava, e ne tira fuori che bisogna fare la marina di Sassari a Ottava.
voglio dire, una vocazione di marinaresca di Ottava è sotto gli occhi di tutti. Ma dove pescano queste idee? Allora bisogna starci nella città, bisogna vivere assolutamente. Per favore, per favore, silenzio. Preferirei cittadini che magari si approcciano con umiltà alle cose e danno il loro piccolo contributo. E questa è la nostra politica servizio. E lo faremo anche sotto il profilo del turismo, pensando per esempio al fatto che la parola chiave sia pianificazione anche qui, perché facciamo le cose seriamente. E bisogna trovare un tavolo tecnico permanente che pensi allo sviluppo turistico della città. E prima di tutto dobbiamo creare un marchio per fare sì che il nostro nome venga portato in auge, ma poi dobbiamo fare un'altra cosa, guardate. Noi dobbiamo mettere in evidenza i nostri gioielli, perché ne abbiamo tantissime, non c'è bisogno di annettere territori di sorso o cose di questo genere. Abbiamo la cultura, abbiamo le tradizioni, abbiamo i monumenti, abbiamo l'enogastronomia, abbiamo i nostri litorali, e sui litorali sapete cosa ci hanno detto i cittadini e gli esperti che abbiamo compulsato in tutto questo periodo? Ci hanno detto: specializzate i nostri litorali, perché noi non abbiamo un unico litorale, ne abbiamo diversi. Platamona, ci hanno detto, è una spiaggia per le famiglie. Faremo tutto questo con tavoli di confronto, un tavolo importante con i consorzi naturali, con Fidi, Federalberghi, dovranno essere tutti presenti intorno al comune per rilanciare il nostro territorio, per rilanciare la nostra città in maniera coesa, senza voli pindarici, ma che serve per noi, per tutti noi, in una visione che sarà sicuramente più ampia e accogliente. Grazie. Grazie. Come la devo chiamare? Avvocato Nicola Lucchi. Aspetta, facciamo prima. Aspetta lei, assessore. Pro tempore, dai, avvocato, se una relazione mi rimane. Assessore uscente. Prego. Allora, devo dire che questo è stato un incontro di campagna elettorale più simpatico che abbia vissuto in questi giorni. Adesso No. Dai. Vabbè, poi vi offro da bere. No. Allora. Ed ecco, non la fine da bere che scambio di voto. Voto. Allora, per favore, adesso, grazie. Adesso io da qui parto, questo è un biglietto. Con questo biglietto a Sassari tu puoi usare sia Sirio che ATP. No. Sì, questo è per capire andiamo. Vabbè, poi te lo regalo, dai. Grazie, allora. Grazie, lo userò volentieri solo per il tram. Andiamo veloci. Allora, dobbiamo ricordarci di una cosa importante nella visione, perché è inutile non parlare di Sassari nel suo ruolo di città metropolitana, che deve iniziare a recuperare questa forza, a capire che è realmente il ruolo che spetterà al nostro territorio. È vero, Platamona ne abbiamo 600 metri, ma come molti ben sanno abbiamo più di 40 km di costa, più di 40 km di costa. Ci dimentichiamo del resto. È inutile parlare. Io adesso vi dico, che poi faccio prima, che sennò poi è inutile che faccia la parte destra e non quella a costa. Vi dico quello che noi abbiamo fatto. Qua ci sono molti che hanno partecipato all'incontro importante quando noi abbiamo presentato le famigerate zone F di sviluppo turistico. Perché a noi questo territorio del comune di Sassari, ma non da adesso, dal 2014, aveva la possibilità di sviluppare sino a quasi 780.000 metri cubi di volumi alberghiero turistico ricettivi. E non l'ha mai fatto. Non l'ha mai fatto. Tanto che l'attuale PUC, iniziato il percorso nel 2006, quindi licenziato definitivamente nel 2014, con una visione quindi già vecchia di più di 10 anni da quando è stato approvato in via definitiva, aveva previsto una pianificazione di strutture alberghiere ricettizie per soli 40.000 metri cubi. Il resto aveva lasciato a un articolo, l'articolo 52, dove veniva lasciata a libertà ai privati di fare quello che gli pareva in alcune macchie, i macchie che erano già sottoposte a vincoli pesantissimi paesaggistici e ambientali.
tanto che il TAR Sardegna ha cassato per illegittimità quell'articolo. E noi cosa dovevamo fare? Dovevamo perseguire la strada dichiarata illegittima o forse formulare e pianificare per 700.000 metri cubi? Abbiamo pianificato per 700.000 metri cubi. E cosa abbiamo fatto? Abbiamo messo 100.000 metri cubi di alberghi a Platamona. In 600 metri, quel fascio dalla metà della rotonda sino alla torretta. E vi dico anche di più, che quelli di Sorso sono più furbi di quanto non vi immaginiate, perché loro hanno competenza su quel territorio della rotonda, però le pulizie, le manutenzioni eccetera le dobbiamo fare noi. Chiamate meno matti, fanno bene. Allora, il ragionamento è che va condiviso i 18 km di costa di Sorso con quel con Porto Torres, perché non si può pensare diversamente. Così come noi, quando abbiamo avuto attenzione su Monte d'Accordi, abbandonato, intanto ci abbiamo messo la rotatoria, l'abbiamo fatta di concerto con la provincia, e abbiamo messo anche una struttura alberghiera a Monte d'Accordi, in viale Porto Torres, cioè vuol dire che noi abbiamo pianificato realmente per portare l'accoglienza dagli attuali 2.500 a 12.500. Questo è il futuro di Sassari, se non hai capacità di accoglienza. E qua ci sono molte, Confcommercio è stata parte attiva di questo percorso. Un minuto. Federalberghi e tanti altri. Tanto che è vero che ne abbiamo avuto anche dei problemi quando sono stati organizzati degli eventi dove arrivavano 1.000 persone, perché non avevano la possibilità di accoglienza. Un'ultima cosa molto importante, che ha ribadito anche il magnifico rettore, ed è il polo fieristico. Io ho già realizzato, ho inserito nel progetto, perché ho già realizzato un progetto fatto dall'architetto Francesco Dettori unitamente all'ingegnere Maras nell'area di Via Venezia e Via Verona. Vi invito a vederlo sul mio sito, è un progetto molto bello, porterebbe la riqualificazione dentro il centro della città su 5 ettari, e c'è già un dialogo non solo con l'ente fiera di Milano ma anche con l'ente fiera di Rimini per portare e gestire, a costruire una governance che possa ovviamente portare degli eventi, ovviamente seconda, terza mano, dopo che hanno viaggiato in altre città, ma questo può essere quello in più, insieme alla candidatura di Sassari come capitale della cultura, che ci consentirebbe di mettere a sistema l'intero sistema della cultura, degli operatori della cultura, ed è uno dei punti di forza. Tempo. La prima volta l'Ete Concerti ha celebrato l'apertura della stagione lirica in Piazza d'Italia, per la prima volta si è fatto un concerto di Capodanno. Tempo scaduto. Questi sono i dati, questa è la realtà. Bene, ringrazio ancora per la collaborazione al rispetto della tempistica e vado a leggere quella che è l'ultima domanda per la quale partirà in prima analisi Giuseppe Mascia. La domanda la leggo testualmente, dice questo, entrando nello specifico: quali sono le azioni che intenderete compiere per rivalutare la funzione sociale, fondamentale per il tessuto cittadino, delle attività di commercio e servizi di vicinato, anche in previsione, per esempio, di eventuali fiscalità di vantaggio e congiuntamente per affrontare il tema sicurezza al centro storico e in generale in tutta la città? Prego Giuseppe Mascia. Grazie. È l'ultima domanda, quindi mi preme dire questa cosa qua. Io credo che noi faremo un gran servizio a noi stessi, alla città e alle categorie che voi rappresentate, se invece di sbraitare e di litigare con interpretazioni personali di come va la politica, come è andata la politica, guardassimo avanti, altrimenti faremo la fine del gambero, inizieremo ad andare all'indietro. Lo dico per le interpretazioni che poc'anzi abbiamo sentito, perché il Presidente del Consiglio attuale era di 5 Stelle, ma attualmente è candidato non con noi, è candidato con un'altra forza politica. Lo dico, Mariano Brianda, perché 5 anni fa il centro-sinistra l'ha candidata alle elezioni e la città l'ha già bocciata e l'ha già giudicata. Quindi se vuole trovare sponda da questo punto di vista non ha problemi. Io guardo avanti e dico alla città che dobbiamo avere rispetto e guardare avanti e smetterla, perché la logica della rissa ci ha fatto andare indietro. Lo dico in prima persona, anche perché avrei voluto sentire idee, non critiche di questo tipo. Io credo che la città abbia bisogno di idee. Per quanto riguarda il tema su cui lei ci sollecita, partirei dalla questione della sicurezza che riguarda il centro, ma giustamente, come dice la domanda, non riguarda solo il centro. Io ho vissuto per tanti anni in un quartiere dove il fattore della tranquillità e della sicurezza non era mica una cosa certa. Allora noi abbiamo proposto di riprendere quella piccola porzione che è indicata nel nostro piano urbanistico
che si chiama Agenzia per il Centro Storico. È indicata nel PUC, non è un'invenzione nostra, non facciamo per nostre cose che sono già nei documenti amministrativi dell'amministrazione, anche perché bisogna avere rispetto per chi ha lavorato, non dico per chi fa politica, ma per chi lavora nell'amministrazione. L'Agenzia per il Centro Storico è il tentativo di mettere insieme una coesione di lavoro, di assessorati, che invece che risolvere a spot le questioni, sinergicamente aggrediscono i problemi. Per quanto riguarda la pianificazione urbanistica, ci sono alcuni strumenti che renderebbero fruibili e renderebbero le azioni di rigenerazione urbana pensate immediatamente attuabili. Ora abbiamo la possibilità di utilizzare il piano delle Conce, il piano particolareggiato delle Conce e il piano particolareggiato della zona ottocentesca. Ve lo dico perché, per esempio, nel piano della zona ottocentesca e delle Conce c'è un capitolo dedicato allo studio delle vetrine, cioè al modo in cui la città, la cittadinanza percepisce l'economia di vicinato dentro il centro della città. È uno strumento che va ripreso e studiato nel merito. Ora, il tema della legalità non è un tema della sicurezza, non è un tema secondario, bisogna dirlo con grande tranquillità, ci sono zone della nostra città dove la legalità è un problema, dove la sicurezza è un problema, bisogna affrontarlo. Naturalmente, come noi diciamo in questa campagna elettorale, la città è un complesso di cose, le parti della città non sono tutte uguali, il centro storico non è tutto uguale, ce ne sono diversi, bisogna però riprendere un patto di sicurezza che noi avevamo fatto tanti anni fa, con ANCI, con Regione Sardegna, con Ministero competente, in modo da riprendere la sicurezza al centro, non mettendo l'esercito, perché nessuno vuol vivere con l'esercito sotto casa e voi non lavorereste con l'esercito sotto casa, questa è una cosa indubbia. Ora, il tema della equità e della equità, che ho già trattato diverse volte, è un tema, a mio parere, decisivo. Noi dobbiamo risolvere innanzitutto la questione dei DEORS. Il regolamento ha impegnato 5 anni di questa passata amministrazione, i commercianti non sono contenti, noi in Consiglio Comunale non eravamo contenti, bisogna renderlo chiaro, bisogna renderlo utilizzabile, bisogna renderlo in un modo tale da per comprendere, meglio, partendo dalla comprensione che la città non è tutta uguale, è tutta diversa, la città è fatta su piani differenti e quindi non si può pretendere, come dire, di avere un modello univoco in tutta la città, perché la città funziona diversamente, ora ha insediamenti, infrastrutture diverse, bisogna tenerne conto perché poi i commercianti hanno esigenze specifiche, naturalmente tenendo a bada e tenendo come principio fondamentale l'equità. La fiscalità di vantaggio è inserita nel nostro programma, si può fare, ci può essere un accordo con l'agenzia da questo punto di vista delle entrate che può aiutare in tal senso anche nel controllo delle locazioni, una no tax area in alcune zone e delle fiscalità di vantaggio usando gli strumenti regionali, sono strumenti che noi possiamo mettere in campo. Questa città ha nel proprio corpo la possibilità di guardare avanti, naturalmente sta a noi riprendere un percorso che si è interrotto tanti anni fa, l'ho detto in acchitto dei miei interventi, non ci sono problemi da questa parte ad alzare la mano e ammettere che si sono fatti errori, non è questo il punto è come si guarda avanti e la sfida è proprio questa, guardare da qua ai prossimi 25 anni. E non so se tutti lo possono fare. Grazie. Grazie a Giuseppe Mascia. Dipende da l'età. Adesso è la volta di Mariano Rianda. Allora, io capisco che le cose che ho detto che corrispondono a verità, su cui silenzio per favore, nessuna smentita nel merito, possono creare dell'imbarazzo e anche del nervosismo, però io direi a Mascia di rispettare i cittadini che hanno lavorato per 3 anni e hanno prodotto questo, che è il programma della Costituente, e vorrei che rispettasse non me, ma i cittadini. Io sono anziano e non devo fare carriera politica, ma diffido da chi deve fare carriera politica, perché non so a chi deve obbedire, per favore, scusate, ai cittadini oppure a quale altro apparato. È vero, i 5 Stelle non ci sono più dentro la maggioranza, ma sono stati 4 anni dentro la maggioranza e hanno approvato tutte le delibere di campus. Quelle delibere che fine fanno? Saranno nuovamente ristorate oppure saranno contrastate? Perché il Campolargo questo non ce l'ha mai detto. Poi il futuro, guardare al futuro, benissimo, però io per guardarmi al futuro mi devo fidare. Sassari è la nostra casa,
Ma chi è che dà la propria casa ad un amministratore che per anni ha sbagliato e che non riconosce quegli errori? Perché l'errore non è quello materiale, è il fatto, il collegamento a certi apparati che impongono certe soluzioni. Questo lo sappiamo tra noi cittadini. E allora, è vero, io sono stato sconfitto al ballottaggio, ma sono fiero del fatto che il primo turno sono stato uno dei pochi sindaci candidati dal centro-sinistra a superarlo, in quell'epoca in cui la Lega aveva il 34%, il 5 Stelle erano al 25% e candidarsi nel centro-sinistra era un suicidio, però sono venuti a chiedere, ma io l'ho fatto volentieri. Ma sapete poi com'è andata? Nel ballottaggio lo sappiamo tutti come è andata a finire e mi taccio qui. Allora, parliamo della cosa che ci interessa, le azioni. Per favore, grazie. Il commercio di vicinato. Io credo che il commercio di vicinato vada incentivato perché ha una matrice storica, è la nostra natura. Siamo tutti cresciuti con il negozio di vicinato e quindi dobbiamo sicuramente salvaguardare l'aspetto sociale di questo, del commercio del vicinato, e quindi vanno fatte anche delle agevolazioni fiscali per chi ha questa situazione. Però ovviamente questo va fatto soprattutto in quelle aree che in questo momento sono più deboli, quindi nel centro storico. Ma a proposito del centro storico, noi parliamo di una città metropolitana, futura, eccetera, eccetera, ma guardate che non arriva neanche l'acqua da noi, Cioè siamo a questi livelli e non facciamo niente. Io ho fatto una mozione perché a Vanoa trasferisse a Sassari almeno una sottodirezione, se non una direzione autonoma. Bocciata. Quindi di che cosa stiamo parlando? Quale futuro? Guardare al futuro, guardare là, guardare qui. Non va bene. Il centro storico, io velocemente vorrei dirvi che cosa abbiamo pensato insieme ai comitati di quartiere, alle associazioni che ci lavorano, a tutte le persone che vogliono bene al centro storico, le associazioni, ma anche voi. Sicuramente non basta un intervento singolo, ci vuole una pluralità di interventi coordinati. Abbiamo parlato di un manager europeo, di un ufficio strategico di pianificazione. Ovviamente il piano, bisogna fare un piano urbanistico specifico per quel centro storico. Poi bisogna abitarlo. Bisogna renderlo vivibile attraverso il miglioramento degli ambienti, degli immobili in sostanza, per esempio creando un studentato diffuso che deve essere di 3.000 persone, non di 2 persone come hanno fatto fino adesso l'ERSU, eccetera. Bisogna dare gli incentivi alle imprese, bisogna creare mercati tematici col vostro aiuto, per esempio animali, fiori, antiquario, uffici pubblici e privati alloggiati dentro il centro storico, ZTL di fine settimana, perché no? Spettacoli teatrali che attirino la gente. Silenzio, per favore. E che siano tali da poter far stabilire lì un commercio interessante, un commercio che continua ad essere la città viva. E poi ci vuole più sicurezza attraverso il coordinamento delle forze dell'ordine, l'incentivazione, l'implementazione di illuminazione, di videosorveglianza, il vigile di quartiere nel centro storico in modo tale che sia lì presente. E poi bisogna coinvolgere le comunità straniere, perché hanno diritto di integrarsi con noi. Io sono convinto che tutto questo potrà essere realizzato perché noi facciamo politica di servizio. Grazie. La parola a Nicola Lucchi. Siete simpatici comunque. Allora, no, qua ci sono, da una parte... Io vorrei da una parte replicare, diciamo come si dice, alle imprecisioni, però queste sottraggono tempo prezioso alla proposta politica, e quindi non accetto le provocazioni e tiro avanti. Altro, il tema è molto delicato. Io ho parlato poc'anzi del piano urbanistico comunale. Noi attualmente abbiamo un piano urbanistico comunale del 2014 e noi, indipendentemente dalle critiche o meno che guardiamo, ma perché dobbiamo pensare sempre al futuro e guardare avanti, dobbiamo far tesoro delle criticità o delle
comprensione di questo strumento urbanistico e alla luce dei tempi di tutto ciò che è avvenuto, perché il tempo è cambiato molto, è cambiato anche molto velocemente, e dobbiamo pensare a uno strumento attuale coi tempi. Allora, a me fa piacere che qualcuno sorrida, perché io sono il primo a sorridere, quindi su Ottava che deve diventare la Marina di Sassari. A voi sembra una banalità, una cosa, no? Io non sto scherzando. Voi tutti andate fuori, il continente eccetera, noi abbiamo un PPR che impedisce la possibilità di realizzare sulle coste e nella fascia costiera. Punto. È già una guerra quello che ne abbiamo realizzato, in parte già urbanizzata a Pratamona, di solo strutture alberghiere. L'unica possibilità, se voi andate in Toscana, a tutte le parti, sono auto 10 km le strutture, i campeggi, eccetera. L'unica possibilità per riqualificare una borgata che non ha futuro, che non ha destino, è quella della destinazione turistica, cioè di proiettare strutture alberghiere, ristoranti, discoteche, tutto quello che serve per creare parchi, una green wing che parte da Ottava e arriva fino a Ottava di Pratamona. Non è significa fare fantascienza, significa prendere in mano una realtà abbandonata e dare un significato e dargli una possibilità di sviluppo. Questo significa, ho tutto il tratto di Villa Gorizia, ed è come sopra. Allora cerchiamo di pensare realmente che noi, se io portassi, non il manager europeo, ma portassi un architetto urbanista giapponese, me lo metto a Ottava e vede il mare, che cosa vuoi che ti dica? Credo dobbiamo sfruttarlo questo patrimonio di bellezza e ricchezza a 5 minuti dal mare. Ma questo per farvi capire che noi non abbiamo occhi a volte, perché siamo abituati a vedere e non sappiamo apprezzare, forse più disprezzare. Questa è la mia proposta. Poi vediamo domani se avrò ragione io o se avrete ragione voi. Ma io ci provo, io su questo ci credo, altrimenti la riqualificazione di un sistema abusivo, perché Ottava è questo, è quella l'unica strada. Ma questo è solo un esempio di tutto quello che noi possiamo fare in un territorio così ampio e così vasto, perché ricordiamoci che abbiamo un territorio di un'estensione incredibile. Un punto che io voglio ricordarvi: noi abbiamo imposto, è vero, a EP, a Fiume Santo, una destinazione turistico-alberghiera. Dove? Dove loro hanno abbandonato, dove loro non hanno fatto le bonifiche. Sassari deve iniziare forse ad alzare la testa, a fare certe battaglie anche contro le multinazionali. Noi l'abbiamo fatto e siamo al TAR contro EP, perché noi vogliamo turismo sul mare della Sinara, del Golfo della Sinara. Dobbiamo iniziare a imporre una riconversione industriale, a fare le bonifiche, a costringere tutti questi soggetti a fare le bonifiche. Poi continuiamo a farci colonizzare, continuiamo a parlare solo di persone di Vialitalia, queste. Forse abbiamo dei grandi problemi che sono immensi. L'innovazione tecnologica, l'utilizzo dei pannelli, mettiamoli in zone già contaminate e compromesse, come può essere la torre di discariche, ma non sulle coste. No, e su questo do ragione a che viene a usare, quando 20 anni fa ci diceva ci ruberanno anche il maestrale. Ecco, che ce l'hanno rubato. Questo è un atto di coscienza e di orgoglio che i sassaresi devono iniziare ad avere a fare, perché i galluresi quando vogliono e si concentrano e sono uniti. Qua no, i nostri consigli regionali, che ne dica, non sono riusciti in questi anni a fare modifiche al PPR, non sono riusciti i nostri, quelli nazionali, a dare forza, autonomie locali, che noi siamo autonomia locale, per difenderci dall'assalto delle multinazionali. A noi ci fanno scacco matto, ci dicono solo quale strada vuole che ti asfalti, io lo faccio qua in zona agricola. Tempo. Questa è la situazione attuale che noi stiamo subendo, le autonomie locali, e tra queste c'è anche il Comune di Sassi. Grazie. Ma a Ottava non avete fatto né una piazza né un giardino, che verranno chiesto. Grazie, 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 signori, non è un dibattito a due, grazie, signori, grazie, non è un dibattito a due, grazie. Allora, è una questione tra ultimo politici. Passaggio. Ma poi c'è anche per te. Per adesso, sono l'ultimo che deve parlare, quindi sono passato in cuore. Ultimo passaggio. Gavino Mariotti, prego. Benissimo, grazie.
No, io ovviamente silenzio, per politico, favore. Non ho elementi per discutere, diciamo, di queste cose che ho sentito e delle quali ho preso atto. Volevo chiudere il mio ragionamento iniziale con la chiusura che vi è dovuta di come si fa una cosa che si dichiara. Perché qua il tema principale è cosa faccio e come lo faccio. Perché fare l'elenco, io lo condivido, li condivido tutti gli elenchi, fabbisogno, elementi di cosa, però anche come si fa va detto. Intanto si chiama piano ufficio strategico di pianificazione e di strategia, quindi è un ufficio che io ho fatto all'università, faccio già l'esperienza. Ovviamente una persona, Mariano te lo comunico da adesso, non apre neanche la porta, ce ne vogliono una ventina, minimo, perché c'è un discorso di progettualità. Ogni progetto europeo è composto da 700-800 FAQ, quindi regole, e c'è un discorso difficilissimo, molto più difficile del progetto, di rendicontazione del progetto. Ultimamente, un anno e mezzo fa, l'Università di Sassari ha vinto uno, ne ha vinto diversi, ma uno da 140 milioni di euro. Quindi conosciamo bene l'argomento, lo conosciamo perché l'abbiamo praticato. Il ruolo di Sassari. E parto dalla prima osservazione. Sassari deve governare i processi di sviluppo dell'intera area del nord. Non si può progettare dentro le mura, ma si deve progettare in condivisione, in negoziazione, tutto ciò che vogliamo, in un territorio molto più vasto della città. E partiamo dal Locudoro Ozieri, e quindi il rilancio dell'ippodromo, il rilancio dell'ente fiera bestiame lì, perché quella è la loro vocazione e tradizione. C'è un ospedale che va ridisegnato e pensato come poterlo riutilizzare. Se volete facciamo un'assemblea anche sugli ospedali, perché su questo avrei anche qualcosa da dire. Abbiamo il Goceano, che è un grande patrimonio archeologico, si potrebbe rivisitare sul modello toscano un'organizzazione, tutte cose che si decideranno assieme ai territori, ma che noi come capoluogo di provincia abbiamo il dovere di proporre la proposta progettuale. Abbiamo il Meilogu, che comunque ha le industrie casearie più importanti d'Italia, tra le più importanti d'Italia. Abbiamo la città turistica Alghero, che è la città più bella d'Europa, o tra le più belle d'Europa, sul mare. Raccordando tutto questo sistema e facendo proposte progettuali, sono innumerevoli le linee di progettazione europea, nazionale e regionali. I fondi che vi sono stati detti poc'anzi sono veri, 9 miliardi 8, 9 miliardi qua, in Europa molti di più e sul governo molti di più. Quindi dobbiamo predisporre un ufficio di progettazione strategica rispetto al progetto che ci siamo messi in testa di fare tutti assieme. E fammelo dire, Giuseppe, maggioranza e minoranza, queste non sono questioni politiche e partitiche, queste sono di crescita della collettività. Esatto, l'ho detto poc'anzi, quindi l'ho detto, fammelo ridire, ti ho detto. Quindi le politiche di strategia vanno pensate in grande, va stretto un grande accordo con Olbia. Olbia non è un nostro avversario, Olbia deve essere un nostro alleato. È condotto da un sindaco molto attivo che ha rilanciato la città e noi dobbiamo avere un dialogo costante con gli interessi di Olbia. Questo è quello che ci difende dal cagliaricentrismo, prima questione, diciamocelo tutti, perché il cagliaricentrismo è una questione che io ho sofferto pesantemente e che comunque ho invertito, grazie anche al potere di ascolto che il Consiglio regionale e la maggioranza ora in carica, anzi sino a ieri in carica, ascolto, ma sono certo che l'onorevole Todde ascolterà anche chiunque vinca. Ancora perché un minuto. Giuseppe, quando si dice amico dell'amministrazione regionale, io mi preoccupo. L'amministrazione regionale deve essere amica di tutti, non può essere amico di un colore politico. No, è stato detto più volte, non da te in generale. È un termine che non mi piace usare, è un termine gravissimo, è un termine che implica che se tu non sei amico di colore politico non fa quello che dovrebbe fare per una città e per 120.000 persone, come nel nostro caso, dando per scontato che vinca io, ovviamente. È chiaro, perché se non dovessi vincere io non avrei nessuna, o Nicola, non avrei nessuna difficoltà, non avrei nessuna difficoltà. Quindi la strategia va gestita, organizzata e pensata e non demagogicamente condivisa con tutto il mondo. La classe politica ha il dovere di fare una proposta. Quando io vado in senato accademico faccio una proposta ai miei colleghi, poi la votano. Se va, finito? Tempo.
Terminato. Bene, abbiamo concluso il ciclo di domande, ora un applauso, possiamo anche farlo. Un applauso ovviamente per ringraziare i candidati sindaco per la loro disponibilità, spero che le loro risposte possano essere state esaustive o quantomeno che siano consoni alle vostre aspettative, me lo auguro per loro soprattutto. E un saluto anche a chi purtroppo non è potuto venire, Giuseppe Palupoli. In chiusura vorrei chiamare qui il presidente coordinatore della Confcommercio territoriale, Alberto Fois, per un saluto finale. Allora, no, no. 5 minuti. Allora, buonasera a tutti. Allora, intanto per me è un onore essere qua con voi. Io vi ringrazio perché gli amici della Confcommercio mi hanno dato la possibilità di rappresentarli. Io sono onorato perché alle 5 del pomeriggio di un giovedì sera vedere una sala gremita così, noi eravamo i primi che avevamo qualche dubbio. La città risponde, gli amici hanno risposto. Considerate che noi abbiamo tanti colleghi che hanno piccole, piccolissime attività che non si sono potute spostare. Ringraziamo la possibilità di aver avuto la diretta televisiva. Io devo essere brevissimo, io vi ringrazio perché ho assistito a un incontro bello, sano. Ho visto la platea entusiasta e comunque, nonostante la possibilità, il caldo, attenta. Io vi auguro, veramente a nome di tutta la Confcommercio, intanto un grande in bocca al lupo, però un concetto lo vorrei esprimere. Ricordatevi che qui noi stasera siamo in rappresentanza di 800 aziende e quando voi e noi parliamo di Confcommercio, noi siamo dalla parte delle attività. Noi siamo di parte, ma siamo di parte delle aziende. Quando ci aspettiamo un confronto da parte vostra che tenga presente che la Confcommercio, come tante altre associazioni, per carità, è un'associazione leader. Quindi noi ci aspettiamo dal futuro sindaco. In questa occasione mi piace l'idea di potervi strappare una promessa che il prossimo sindaco della città di Sassari si ricordi nelle prime settimane dell'insediamento di inserire nell'agenda un altro incontro con la Confcommercio, perché noi oggi l'abbiamo strutturato, perché noi abbiamo proposto a voi 4 domande, convinti di potervi far parlare per 5 minuti, tra l'altro qualcuno ci diceva che forse erano troppi, li avete impegnati tutti egregiamente, e comunque magari erano anche pochi. Quindi la promessa che noi vogliamo strappare è questa: il prossimo sindaco e comunque chiunque si occupi di cosa pubblica, che ci tenga presenti e ci metta nell'agenda per un prossimo incontro, perché noi questi argomenti li vorremmo sviluppare con voi. Considerate che la Confcommercio è costituita da tantissime federazioni, la FIP, Federalberghi, il Commercio, quindi noi abbiamo la possibilità, secondo me, i numeri e anche le competenze per poter essere un partner affidabile, propositivo. Ecco, questo in questa sede mi piace rimarcarlo. Io vi ringrazio tutti, grazie mille a voi, grazie mille. Bene, anch'io mi associo ai ringraziamenti di Alberto Fois, presidente della territoriale, quindi grazie per essere stati con noi. Vi ricordo che questo incontro di questa sera potrete rivederlo in TV domani alle 13.30 e domani sera alle 21 su Teleregione Live sul canale 88. Grazie a tutti, buon proseguimento di serata.